Buongiorno, buon caffè. Le giornate hanno ripreso ad allungarsi. E ci regalano dei mattini veramente strepitosi. Come fare a non contemplare questo panorama e a restarci dentro almeno per un attimo? Ma purtroppo non tutto è idillio, non tutto è dolcezza, non tutto è accompagnato, direi quasi abbracciato da questa pace, dalla pace di contemplare, anche nel freddo di una mattina di marzo, quello che è l'alba che si sta stendendo sul mondo. Usciamo dalla poesia e torniamo nella ruvida realtà. Una delle cose che è emersa in maniera tragica in questa campagna elettorale, ma che tutto sommato è lo specchio della vita della nostra società, dello sport, di altri argomenti, anche semplicemente magari di divergenze di opinioni, è che abbiamo drammaticamente bisogno di un nemico. Dobbiamo in qualche modo opporci, è come se fossimo ancora tutti adolescenti, quando per crescere quello che ci serve è la controdipendenza, schierarci contro qualcuno. Un po' come quella famosa splendida poesia di Montale che dice: "Non chiedetemi quello che sono, chiedetemi quello che non sono, quello che non voglio, contro chi sono, perché solo questo io adesso so." Ma è quella un'età che caratterizza tutta la vita o dovrebbe essere in qualche modo superabile e superata? Perché la persona matura non dovrebbe aver bisogno di nemici, dovrebbe aver bisogno soltanto di affermare i propri valori, ma non contro qualcuno, ma a favore di tutto. Perché se è un valore, deve essere qualcosa di piacevole, deve essere qualcosa che gli altri possono abbracciare, non deve essere un randello con il quale picchiare coloro che anche in maniera pacata cercano di dissentire. Non è così. Non è così che si afferma, a mio parere, qualcosa in cui credi veramente, qualcosa che gli altri dovrebbero abbracciare perché ne vale la pena. Per troppo tempo abbiamo cercato nemici, io per primo. Per troppo tempo si è cercato soltanto lo scontro. È un troppo tempo che dura ancora oggi. Quando vogliamo smettere? Buongiorno e buon caffè.